cooperazione internazionale allo sviluppo. La cooperazione internazionale allo sviluppo è un lavoro, sapete, cooperare significa lavorare insieme, che si fa tra diversi paesi per questa cooperazione internazionale. Quindi è il lavoro che l'Italia fa cooperando con altri paesi e quindi anche il lavoro che altri paesi fanno cooperando con l'Italia. Ogni paese ha un'attività di cooperazione con gli altri paesi, ok? E cooperazione per cosa? Cooperazione per lo sviluppo. Cosa vuol dire lo sviluppo? Lo sviluppo è quello che ci permette di stare bene. Quindi lo sviluppo c'è quando ogni persona si sente libera, libera di esprimersi, libera dai bisogni più immediati, quindi che non deve concentrarsi solo su dove trovare da mangiare, da dormire e acqua, ma può concentrarsi per esempio sull'istruzione, sul realizzarsi professionalmente, umanamente, eccetera. Questo è lo sviluppo. E quindi diciamo che c'è un grosso lavoro di cooperazione internazionale affinché tutti gli esseri umani nel mondo, in ogni paese, possano sentirsi liberi e pieni, che vivono in una situazione di pieno sviluppo. Questa, diciamo, è la settimana in cui celebriamo questo lavoro che si fa tutti insieme. In Italia questo lavoro lo fa il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, appunto, e con il quale stiamo facendo questo progetto. Con questo progetto faremo anche altre attività nel corso dell'anno e oggi ci concentreremo sul tema della migrazione, cioè del viaggio, cioè quando una persona che vive nel proprio paese si sposta e va a vivere in un altro paese. Quindi vedremo perché e poi come va questa cosa. Come? Chiaramente io credo che nelle famiglie di tutti ce ne siano un po'. Per esempio anche a me è successo di andare a vivere in altri paesi, poi ho deciso di tornare. C'è chi va a vivere in altri paesi e non ha più la possibilità di tornare. C'è chi sceglie di andare a vivere in altri paesi e c'è chi non vorrebbe ma è obbligato. C'è chi non vorrebbe ma poi si trova bene. C'è chi vorrebbe ma poi si trova male. Ci sono tutta una serie di casistiche. Noi oggi non parleremo della migrazione in maniera, diciamo, dandovi dei dati, ma raccontandovi delle storie di persone che hanno fatto questa esperienza di viaggio. E ce ne abbiamo tre. Abbiamo Aline, che è una ragazza congolese, che ci racconterà il suo viaggio dal Congo all'Italia. Che figo, ecco. Poi Elena e Fabio, che sono due ragazzi italiani che sono migrati entrambi in Inghilterra e poi anche un po' altrove, ora ci racconto. E quindi io lascio la parola a loro, che prima si presentano, poi vi raccontano la loro storia e poi potremmo fare delle domande per capire, insomma, tutte le curiosità che abbiamo e capire anche quali sono le differenze tra chi va e chi viene da